Convenienza extra nei supermercati Delta Coop dal 22 al 25 settembre. Calamaro Sudafrica a 11,99 euro al chilo. Insalata iceberg sarda a 1,49 euro al chilo. Delta Coop, il tuo supermercato sotto casa. Buongiorno e bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. Oggi siamo qui sul campo centrale del Tennis Club Alghero, dove tra pochi istanti inizierà la semifinale tra Ude e Olson. Per questo motivo non andremo in diretta, ma in lieve differita. Ad Alghero si lavora alla sicurezza e alla manutenzione delle scuole, già eseguite in tutti gli istituti cittadini le opere di adeguamento alle norme di prevenzione incendi. Da lunedì iniziano le indagini diagnostiche funzionali a verificare la stabilità delle parti non strutturali dei solai e dei controsoffitti delle scuole. L'intervento consisterà nell'osservazione all'infrarosso con l'utilizzo di analisi termografica, nell'analisi costruttiva con l'esecuzione di microdemolizioni, nell'analisi con battitura manuale e nell'analisi sonica con metodo strumentale. Inoltre le operazioni saranno estese anche alla caserma dei Vigili del Fuoco, al Palacorbia e al Palamanchia. Si moltiplicano ad Alghero le espressioni di solidarietà rispetto alla situazione che in questi giorni stanno vivendo i nostri Germans Catalans in Spagna. Mentre l'UDC ha chiesto ufficialmente la convocazione di un consiglio comunale sull'argomento, domattina nella stessa sala di Via Columbano è in programma un'assemblea pubblica organizzata dal Comitato di Solidarietà con la Catalogna, aperta a tutti i rappresentanti istituzionali, assessori, consiglieri comunali, partiti, movimenti politici, associazioni e tutti i cittadini per solidarizzare con la popolazione catalana che, si legge nella nota, in questi giorni sta subendo una grave azione di repressione e negazione di fondamentali diritti democratici. L'assessorato regionale della sanità ha precauzionalmente fatto ritirare dal commercio alcune partite di uova di un allevamento cagliaritano. Infatti si sospetta la presenza di fipronil. L'allevamento è stato quindi bloccato in attesa che l'Istituto Zooprofilattico della Sardegna effettui le analisi del caso sui campioni. Questa sera alle 19 nella Torre di San Giovanni in programma l'inaugurazione di Percorrendo, la personale di pittura di Fabio Alfonso con il live music act di Mr. M, Fit Sax di Giordano Esposito. La mostra con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero proseguirà fino a domenica 1 ottobre. E ora diamo qualche istante la linea alla regia per un blocco pubblicitario. Il pane di tutti i giorni, cotto anche col forno a legna. Farinelli Fresco Market. Chiudiamo con lo sport. È in corso di svolgimento qui sui campi del Tennis Club Alghero la penultima giornata del 18esima edizione del Sardinia Open Trofeo Tavoni Uniqlo International Wheelchair Tennis Tour. In corso di svolgimento le semifinali del tabellone maschile. Il francese Nicolas Piffet ha battuto 6-4, 6-3 il belga Joachim Gerard e disputerà domani la finalissima attorno alle ore 17.30 contro il vincente della semifinale tra il francese Stefan Oudet e il giocatore svedese Stefan Olsson, che si sta disputando mentre voi vedete la differita di questo TG. Ora vi lascio con il meteo per la giornata di domani. Alle 14 manderemo in onda un'intervista a Silvano Masara, responsabile del settore giovanile dell'Audax Algherese. Poi, come avete visto fin da martedì, nel corso della serata manderemo in onda le interviste del dietro le quinte del Sardinia Open di Wheelchair Tennis. Per qualsiasi richiesta di informazione, messaggio o segnalazione potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani. Ci prepariamo per darvi un'informazione pulita, veloce e obiettiva.
Ogni giorno è la passione che ci guida a svolgere il nostro lavoro. Ogni giorno l'unico pensiero che abbiamo è solo uno. Ogni giorno vogliamo starvi vicini per trasferirvi quello a cui teniamo di più, l'amore incondizionato per Alghero. Alghero TG Express.